Amici di Teresa San Domenico, come può un sacerdote parroco riorganizzare la propria vita personale, spirituale, quella delle proprie parrocchie in tempo di coronavirus? Ormai questa espressione è diventata una frase consueta e tutti sappiamo a cosa fa riferimento e quale tempo difficile stiamo vivendo. Io mi chiamo Don Salvatore Scardicchio e sono parroco a Ponticino, a Laterina, a Pieve Maiano e a Casanuova, i primi paesi del Val d'Arno uscendo d'Arezzo, e saluto tutti i miei parrocchiani che mi mancano tanto. È sospesa la vita ordinaria, la pastorale ordinaria della parrocchia, quella dei giorni feriali, quella domenicale che tanto aspettiamo e attraverso cui creiamo la comunità. Tutto questo ci è impedito e giustamente in questo momento dobbiamo rispettare le regole che il governo ci ha imposto e approfitto di questo spazio per ricordare a tutti, come io sto facendo e come tanti miei confratelli stanno facendo, stiamo a casa, dobbiamo rimanere a casa. Ebbene, in tutto questo ci stiamo un po' tutti interrogando come poter raggiungere i nostri parrocchiani. Subito dopo l'impatto emotivo, l'onda emotiva delle prime ore di quello che ci sta accadendo, di quello che ancora continua ad accaderci, ci siamo un po' tutti riorganizzati, noi sacerdoti. Erano le ore 11 e un quarto, non me lo potrò mai dimenticare, di domenica 8 marzo, quando vengo raggiunto sul mio cellulare dal messaggio del vicario generale, nel quale messaggio il nostro arcivescovo ci diceva di sospendere tutte le messe. Erano le 11 e un quarto, non me lo potrò mai dimenticare. Pochi minuti prima ero stato raggiunto dalla telefonata concitata del farmacista del paese di Ponticino, il quale mi avvisava: Salvatore, ferma tutte le messe perché non è più possibile celebrare. Al di là dello sgomento del momento, della difficoltà, io quando ho congedato i miei parrocchiani ho pianto, li ho congedati, li ho rimandati a casa perché ovviamente non ho celebrato la messa domenicale, quella delle 11:30, con la voce rotta e qualche lacrima che mi scendeva dagli occhi, era normale. Dovevo rimandare a casa di domenica i miei parrocchiani, quelle persone che il Signore ci ha affidato. Ebbene. E poi di lì è partito, partita una staffetta di messe, preghiere, rosari, adorazioni, tutti quanti in diretta su Facebook. Ci siamo un po' tutti noi sacerdoti improvvisati, registi. E come io ho pensato di fare tutto ciò? Beh, innanzitutto sollecitando i miei parrocchiani a seguire quegli appuntamenti istituzionali sui canali nazionali, su TV 2000, su TSD e su tutte quelle reti che trasmettono programmi religiosi. E poi tanta informazione sui social della parrocchia e poi ecco, vi faccio vedere, venite con me. Avete visto, cari amici? È un tentativo. Ho visto che funziona. Molti si collegano e hanno piacere di stare col proprio parroco e di vedere la propria parrocchia e di sentirsi idealmente presenti e di pregare tutti insieme. Però ricordiamocelo. Poi, quando tutto sarà finito, perché tutto andrà bene e ritorneremo nelle nostre chiese, allora dovremo uscire di casa, potremo uscire di casa e riabbracciarci tutti insieme, stringerci la mano ed essere presenti in diretta, non su Facebook, ma in presenza reale e diretta con la nostra mente, col nostro cuore, con la nostra volontà all'altare del Signore per stringerci tutti insieme ed essere comunità e riaffermare quello a cui noi cristiani non possiamo assolutamente rinunciare, la domenica. Ciao a tutti e Dio vi benedica, ci benedica tutti. Preghiamo tanto e affidiamoci alla Madonna. Ciao!